Vinceremo al primo turno e avremo la maggioranza. È sicuro di bissare l'esperienza Ciampi il senatore Ugo Grassi, intervenuto all'ex Eliseo alla presentazione della lista dei 5 Stelle. Non c'è mai stata una contrapposizione. Uniti eravamo e uniti siamo, uniti rimarremo. Io credo che questa volta vinceremo e riusciremo anche ad avere quella maggioranza che ci è stata negata la prima volta. Io sono certo che gli avellinesi non intendono tornare indietro. Tra i pentastellati spicca la candidatura a consigliera comunale di Gilda Ammaturo, figlia del vicequestore ucciso a Napoli dalle Brigate Rosse nel 1982. L'impegno che mi ha sempre contraddistinto per la legalità e per la tutela dell'ambiente, e quindi voglio fare qualcosa per Avellino, per migliorare la nostra città. Si può ha invece presentato la sua idea di urbanistica per la città. Avellino nel tempo è diventata, per parafrasare un titolo del professore De Lucia che oggi ospitiamo, una città dolente. Abbiamo bisogno di una svolta radicale, a partire dalle scelte concrete, a partire da un piano di rigenerazione urbana, a partire dal recupero dell'area dell'isochimica, ad esempio. E anche la campagna elettorale per le europee entra nel vivo. Più Europa ha presentato la candidatura di Raimondo Pasquino, che ha commentato così la discesa in campo del suo successore all'Università di Fisciano, Aurelio Tomasetti, con la Lega. Ho vissuto l'esperienza della CRUI, dei rettori nazionali, li abbiamo sempre combattuti, ci hanno riempito di male parole, se vogliamo definirle male parole. Ho vissuto a Torino, dove non si fittavano le case ai calabresi, con i cartelli, e poi si intendevano i napoletani. Allora questa gente non ci vorrei avere niente a che fare.